Radio Radicale, siamo con Giuseppe Gargani, presidente dell'Associazione degli ex parlamentari, che è stato, come sapete, deputato della Democrazia Cristiana, è stato nel Partito Popolare, ma anche in Forza Italia, come europarlamentare, se non ricordo male, per parlare della scomparsa di Silvio Berlusconi. Allora, cosa lascia Berlusconi? E soprattutto lei pensa che Forza Italia riuscirà a sopravvivere alla scomparsa del suo fondatore? Beh, si erano formate negli anni una sorta di universale cooperativa anti-berlusconiana e mi fa piacere leggere oggi dichiarazioni molto positive rispetto all'uomo, rispetto a quello che ha significato, rispetto alla sua politica, per cui ognuno ritiene sia stato un grande uomo sul piano politico. Quindi questo mi fa piacere perché era il mio pensiero sin dal 1994, sin dalla fine del secolo, sin dalla fine della Democrazia Cristiana e della Margherita, da quando si formò il PD e non vi era altra soluzione che andare col Partito Popolare Europeo e quindi Berlusconi aiutava questo itinerario, poi voluto da Helmut Kohl, il quale lo chiamò per creare una collaborazione. Io fui attore in quel periodo anche del rapporto che lui aveva avuto con Kohl e diventai deputato di Forza Italia, deputato del Partito Popolare Europeo a Bruxelles, a Strasburgo. E io voglio dire due cose, un giudizio personale, lui è stato rispettoso della storia del nostro paese, quindi anche nei miei confronti, siccome sapeva che avevo rappresentato anche ad alto livello la Democrazia Cristiana, lui mi rispettava e mi interrogava, voleva sapere, era desideroso di capire come la Democrazia Cristiana organizzasse il suo partito. Cioè lui aveva preso la Democrazia Cristiana un po' come modello da Come seguire in qua. modello da seguire, anche se poi la sua natura accendatrice e la crisi dei partiti, che è contemporanea alla sua presa, alla sua, come lui diceva, alla sua discesa in campo, portava che non c'era più quell'organizzazione collegiale, per cui di fatto lui ha inventato il partito personale, solo che la sua personalità era dilagante nel paese, aveva un consenso molto forte, al di là anche dei consensi espressi sul piano elettorale, aveva un consenso che oggi registriamo, che abbiamo registrato anche durante la sua malattia. Per cui è stato un uomo importante che ha inciso profondamente nelle modalità di far politica, nelle modifiche di come si faceva prima politica e quindi ha dato un segno, ha messo un timbro a questo. Oggi la sua mancanza naturalmente crea un vuoto e io credo che sarà molto più importante di quanto non si possa immaginare perché ci sarà una ristrutturazione di tutte le forze che noi chiamavamo una volta forze politiche, di questi movimenti che naturalmente non hanno più una precisa Certo. consistenza. Berlusconi su questo piano non lascia niente, perché lui sperava ancora di poter accentrare l'organizzazione del partito, la guida del partito, l'ispirazione del partito, tutte queste caratteristiche avevano fatto una persona diversa. Lui era presidente personale del partito, gli altri lo hanno imitato, ma hanno fatto partitini di poco conto. Ecco, questo ruolo che aveva Berlusconi in Forza Italia le lascia pensare che sarà difficile con questo modello di partito che il partito possa, diciamo, riuscire a sopravvivere. Io Assolutamente. Assolutamente non riuscirà a sopravvivere. Io considero già oggi Forza Italia come non esistente, nel senso che il partito, quello che resta, si deve dare una struttura diversa, si deve dare una struttura organizzativa che finora non aveva, perché l'organizzazione
la teneva centrata lui, quindi era lui l'organizzazione. Ecco, quando lei stava dentro Forza Italia, secondo lei questa cosa era un bene o era un male? Quando c'era lui finiva anche per essere un bene. In Europa certamente era un bene perché lì i partiti non erano come questi in Italia, per cui evidentemente la posizione che noi assumavamo, anche collegialmente nel gruppo del Partito Popolare Europeo, che eravamo insieme nel gruppo Partito Popolare, era un po' la sua ispirazione, ma noi certo. Concordavamo con tutti gli altri paesi le nostre posizioni. Secondo lei Giorgia Meloni ha assorbito bene una parte di Forza Italia? Perché abbiamo visto che tanti esponenti di Forza Italia poi sono andati in Fratelli d'Italia. Allora, la moderazione delle posizioni che ha assunto Giorgia Meloni in alcune battaglie, in alcune iniziative politiche, ha finito per favorire l'assorbimento in Fratelli d'Italia di una parte del partito di Berlusconi? Io credo proprio di no, e credo che la parte che è andata con Berlusconi, che possa andare, che è di Berlusconi, che possa andare con la Meloni, è stata minima in questo periodo e sarà anche residuale nei prossimi giorni. Chi favorirà la scomparsa di Berlusconi, secondo lei, adesso? Pensa Renzi? Una posizione di centro che lui aveva perduto, perché lui era una posizione di centro, e per questa ragione Kohl creò una collaborazione, e molto modestamente posso dire che, siccome ho sempre avuto una posizione di centro, essendo stato sempre di lungo corso nella Democrazia Cristiana, era un riferimento, perché era una posizione centrale, di una politica di centro. Oggi questa manca, è un vuoto che deve essere riempito, vediamo come. Grazie a Giuseppe Gargani.